nostro ospite di giornata, Franco Piantanida di Sport Mediaset. Franco 10, ben ritrovato. No, vediamo, aspettiamo la fine della telefonata, un po' come il mercato. È come dare il voto al mercato a luglio, no, diamolo a giugno dell'anno prossimo. mi hai un pochino bruciato la domanda, perché io volevo proprio chiederti del mercato del Milan, dato che siamo in sosta. Il mercato è terminato praticamente 7 giorni fa. Il Milan è stata la squadra che ha fatto in generale più operazioni di peso importanti, partendo dalla cessione di Tonali, arrivando poi a tutti gli acquisti, soprattutto titolari, ma non solo, in questa sessione estiva. Volevo chiederti qual è magari il tuo voto a tal proposito e le tue impressioni sul nuovo Milan. 9, non 10, solamente per la gestione della, diciamo, capitolo punta, nel senso che non lo dico per i 3 risultati ottimi delle prime 3 giornate, questo, cioè era un 9 anche prima, nel senso, vedendo comunque come si era mossa la squadra, però è ovvio che la gestione della punta, che alla terza giornata rischia già di essere fondamentale, in vista di una partita che a sua volta sarà già subito fondamentale, mi fa pensare che quel voto che balla tra il 9 e il 10 sull'operazione Jovic e quindi centravanti forse poteva essere gestito in un altro modo. Ma, c'è anche da dire un grosso ma, che la società ha fatto una rivoluzione totale, perché sono usciti 15 giocatori definitivi più 3 o 4 prestiti, ne sono arrivati 10, e insomma trovare proprio, insomma, è un po' il pelo nell'uovo, sto per dire un pelo nello Jovic, che era quasi una sonanza. Ma aspettiamo, perché poi magari Jovic sarà perfetto e credo che abbia le caratteristiche perfette per fare il vice Giroud o il titolare al posto di Giroud qualche volta. Però, come dicevate giustamente voi poco fa, deve stare in piedi bene, meglio di come lo è stato negli anni alla Fiorentina. Poi le qualità tecniche non si discutono, se un giocatore è passato da Real Madrid le qualità parlano per lui, però insomma ci sono tanti altri fattori poi che fanno un giocatore, lo sappiamo. Ciao Franco, io invece ti chiedo quale giocatore dei nuovi ti ha un po' più stregato. Ti preannuncio che quasi tutti coloro a cui abbiamo posto questa domanda ci hanno risposto Tijani Reinders. Io ti dico di no su Reinders, perché mi aveva già stregato un anno fa, 6 mesi fa e tutta la stagione scorsa, perché veramente sono un grande appassionato come tanti delle grandi compilation, che poi lo so che non bisogna valutare un giocatore così, però se non l'avete fatto, chi non l'ha fatto, vada a vedersi cosa faceva già ai tempi della Z Alkmaar, e basta vedere veramente quelle compilation per capire che era un giocatore differente. In qualche tweet durante l'estate, sia per rassicurare un po' me stesso su quello che avevo visto a livello di giocatore, e perché volevo essere sicuro di quello che avevo visto, ho fatto dei tweet, e in alcuni tweet dicevo che mi sembrava il primo Pogba per come ha quel controllo di palla di prima e come poi gestisce subito dopo il passaggio, e anche in alcuni frangenti invece per come non guarda il pallone ma guarda i compagni a testa alta mi sembrava Thiago Alcantara. Poi dopo ovviamente partono subito, certo, ovviamente detto, vabbè, insulti, va, sei esagerato, no, io ho visto delle cose, lui le sta dimostrando, e quindi, però non dico lui, io dico Loftus-Cheek, perché qui ammetto di essere invece stato un suo grande detrattore, nel senso che non mi è mai piaciuto, ho sempre pensato, e anche qui ho sempre detto che non l'avevo capito l'acquisto suo da parte del Milan, mi sembravano troppi soldi, ma come ho scritto nell'ultima pagella, nelle prime 3 giornate ho visto un peschereccio, non un centrocampista, che fa pesca a strascico degli avversari e dei metri di campo che lascia dietro di sé, ed è esattamente quello che serviva al Milan. Quindi credo anche che lo prendo come riferimento per tutti quelli che non credevano nella gestione del mercato del Milan, che invece in un uomo su cui c'erano tanti dubbi anche fisici, soprattutto fisici e anche tattici, perché pochi inglesi hanno fatto bene nel calcio italiano, non è una banalità ma è la verità, insomma, mi hanno, in 3 giornate credo che tanti si sono dovuti ricredere su quello che Loftus-Cheek potrà dare al Milan, in una chiave diversa rispetto a quella che dava magari Kessié, che è mancato tanto l'anno scorso, non solo fisicità. Già, non dirlo a me, che sono stato una delle vedove di Kessié qua in radio più di tanti altri e per più tempo. A proposito invece non dei nuovi acquisti di cui abbiamo parlato, ma della vecchia guardia, no? Che fa quasi ridere perché sono tutti ragazzi di 24-25 anni, ma dei Teo Hernandez, i Leao, i Maignan, lo stesso Tomori, Calabria. Cosa ti aspetti invece da loro, dato che comunque, andato via Tonali, sono rimasti in pochi quelli storici con esperienza, si è ritirato Ibra, sono loro adesso a dover un pochino ricreare la mentalità
che c'era fino a qualche stagione fa. Secondo me, guarda, il concetto di vecchia nuova guardia a livello di carta d'identità sarà una delle chiavi di questo Milan, nel senso che secondo me l'anno scorso la vecchia guardia si è presa le responsabilità che doveva prendersi in determinati momenti della stagione in una maniera sbagliata, cioè secondo me ognuno un po' pensava a quanto poteva dare lui stesso non guardando troppo il sistema. E questa è secondo me una presa di coscienza di quelli che sono dei potenziali grandi giocatori, o che lo sono già, perché Maignan è un grande giocatore già da 28 anni, perché Theo è già un top player, perché Leao è già un top player. Però bisogna mettere il top player al servizio di un sistema. L'anno scorso era un anno molto difficile per fare questa cosa, perché la squadra era con lo scudetto sul petto e quindi i giocatori si sentivano come dire: beh, ma io sono già un campione, sono già campione d'Italia. Il problema è quando, come diceva Caparezza, il secondo album è sempre più difficile, il secondo scudetto è sempre più difficile, e qui c'è secondo me la presa di coscienza dei giocatori che quest'anno si stanno invece affidando al sistema e si stanno mettendo a disposizione del sistema. Il fatto che il Milan non sia più corsia di sinistra dipendente, che non sia più solo Leao dipendente, che abbia perso un riferimento come Tonali, come Ibrahimovic, ha responsabilizzato gli altri, almeno in queste prime tre partite, poi tutto può succedere, ma si vedono già delle cose, nel fare tutto quello che sanno al meglio per il bene della squadra, non solamente per ok, adesso ci pensa Teo, corre 60 metri e fa gol, adesso tanto palla Leao e vinciamo la partita. E secondo me questa è una chiave che aiuterà il Milan, e la gestione di Pioli ha insegnato che nel corso degli anni è la chiave giusta, e infatti, nonostante svariati Pioli out incomprensibili, altamente incomprensibili per me, è ancora in sella al Milan, nonostante siano cambiate forse due o tre proprietà da quando è arrivato. Un motivo ci sarà, e secondo me l'interpretazione sua che ha di questo nuovo Milan e di questi nuovi Milan negli ultimi anni è perfetta. Ah, ho visto che in una delle tue pagelle di quest'anno ti sei concentrato anche su Rade Krunic, mi pare gli avevi dato un 7 se non erro, sì. Diciamo che le responsabilità per Rade sono comunque aumentate, perché lui inizialmente entrava dalla panchina, entrava a partita in corso. Come è cambiato secondo te il ruolo di questo ragazzo, e che aspettative ci sono anche su di lui? Guarda, io sono... non mi ha sorpreso, nel senso che non mi ha sorpreso la sua, voglio dire, il suo impatto positivo in questa stagione, in questo ruolo, a parte che è vero che è un giocatore che non si vede, quindi purtroppo i giocatori come lui che fanno un lavoro d'ombra, purtroppo quando commettono degli errori, e lui sicuramente ne ha commessi anche se non giganteschi, poi si vedono, cioè si vedono prima gli errori delle cose buone che fa, perché è un giocatore che quando fa tante cose, che non fa tante cose buone ben visibili, non fa 5 gol e 7 assist, non dribbla, non scivola, non interviene. Io per fare una pagella di Krunic, vi do un esempio, io faccio una fatica terribile, perché non è mai inquadrato in primo piano, non è mai inquadrato in primo piano. Questo vuol dire che non ha mai il pallone tra i piedi, vuol dire che non fa mai la giocata, eccetera. Ma questo non vuol dire che non sia un giocatore fondamentale, perché Lobotka è un giocatore che non viene, per esempio, mai inquadrato, che non si vede, cioè si vede nell'economia finale, alla fine della partita. E Krunic, secondo me, ha dimostrato questa cosa qui, che in un nuovo centrocampo a tre, la fase di non possesso è fondamentale, forse più che in un centrocampo a due, e quindi mi ha sorpreso fino a un certo punto, perché è un giocatore intelligente. È un po' una condanna quella del suo ruolo, però criticarlo perché non è Tonali, perché non ha la classe di Bennacer, no, ma è un'altra cosa ancora. E quindi gli ho dato 7 nella partita col Torino, perché voglio dire, a livello di equilibrio è, diciamo, un giocatore che, come dire, non meno cose fa, meglio le fa, ma è il classico giocatore che non fa, quando non fa danni la squadra funziona, poi se ha fatto qualcosa di bene o qualcosa di male, quello lo si vede sul tabellino e non ci sarà scritto mai Krunic, però insomma questa è la chiave, che, e alla fine il Milan l'ha tenuto a tutti i costi, insomma non c'è stato modo di, per il Fenerbahce o chi per esso, di portarlo via, quindi voglio dire. L'ultima che ti faccio, dato che non abbiamo ancora sfiorato l'argomento, è sulla difesa. Pensi manchi qualcosa oppure ciao e Tomori, adesso a parte la piccola defaianza avuta con la Roma, mancherà il derby, ma comunque ciao Tomori con Kalulu, con Kier che comunque resta a metterci la sua esperienza, Pellegrino preso che può fare sia il centrale che il terzino, alla fine vada bene così. Io voglio calcisticamente bene a Kier, insomma, non solo per le sue qualità umane che tutti conosciamo, con quello che fece con Eriksen agli europei, però
avevo già l'impressione l'anno scorso che i minuti a disposizione di Kier, cioè quando aveva, oppure quando il Milan aveva bisogno dei minuti di un centrale che non fosse che non fosse uno, diciamo, di, che non fosse Cho e che non fosse Tomori, ci sia un, sempre un pochino di ok, Kier bene, ma e credo che questa impressione ci sia ancora. Bisogna capire cosa Kalulu vuole fare da grande o cosa vogliono far fare da grande a Kalulu, nel senso che è stato per alcuni tratti una garanzia sulla destra, poi al centro, poi non lo so, poi qualche errore di qua, poi ed è un altro ragazzo che secondo me ha molto bisogno di giocare, molto, secondo me ancora più di Jovic, per questioni tattiche. Bisogna vedere, credo che il prossimo intervento che debba fare il Milan pesante sia lì. Questo non vuol dire che Kier non vada bene per giocare eventualmente il derby da titolare, o lì bisognerà capire se giocherà lui o Kalulu. Non mi stupirei dovesse giocare Kalulu, ti devo dire la verità, e vorrebbe dire questo, che comunque forse un po' un problema centrale da risolvere in prospettiva, come prima, diciamo, come primo slot di un nuovo mercato, il Milan ce l'ha. Franco, io ti confermo il 10 che ti ho dato all'inizio della telefonata e ti ringrazio. Grazie. Ti faccio una richiesta, visto che io sono il più grande difensore della storia di Rafael Leao, che quando gli veniva preferito Aug, anche dai nostri ascoltatori, io ero sempre lì a difenderlo. Ti chiedo di inserire la parola esotico nella prossima pagella di Rafael Leao. Fallo per me e aspetterò con grande ansia. Ragazzi, no, scherzi a parte. Sarà fatto, io sono pronto al prossimo esame. Adesso la prossima pagella di Leao è esotico, promessa esotico. A Radio Rosso Nero. Grazie. Grazie Franco davvero per la disponibilità, buona giornata, buon lavoro e alla prossima qui su Radio Rosso Nero. Ciao ragazzi, ciao.